Il lupo e i sette capretti. C'era una volta un lupo che vagava per il bosco. Era sempre affamato e per questo mangiava molto, ma non era mai sazio. Ho di nuovo fame. E così passeggiava per il bosco giorno e notte alla ricerca di qualche preda. Un giorno il lupo affamato scoprì una piccola casetta di legno. Vi si avvicinò di soppiatto, cercando di non fare rumore, e quando fu molto vicino, sbucò fuori dagli alberi e riuscì a notare che in quella casa vivevano sette caprettini insieme alla loro mamma. Quei caprettini potrebbero essere sufficienti per una settimana intera. Così il lupo rimase in agguato per un bel po' di tempo, spiando i movimenti dentro la capanna, fino al mattino seguente, quando la mamma baciò i suoi sette figlioli e li salutò prima di uscire. Figli miei, vado al mercato a fare la spesa, ma mi raccomando, non aprite a nessuno, avete capito? Sì, mamma. Fu così che la capretta uscì per andare al mercato. Intanto il lupo, pensando di sfruttare l'occasione, saltò fuori dal suo nascondiglio e cercò di farsi venire un'idea per convincere i caprettini ad aprirgli la porta. Credo che la strategia migliore sia un bel travestimento. Così si mise addosso dei vestiti vecchi. Abbassò le orecchie e con due rami presi dagli alberi si fece un paio di corna da capra. Poi mise le zampe nella farina e rubò dalla casa di uno sconosciuto una torta di mele appena sfornata. E se adesso provo a cambiare la voce in questo modo, sono una vera nonnina! Il lupo si avvicinò lentamente alla porta di casa e bussò tre volte. I caprettini, udendo questo suono, corsero immediatamente alla porta. Uno di loro, preso dall'euforia, stava per aprire, ma uno dei fratelli lo fermò. Aspetta! Non puoi aprire la porta così, su due piedi! Dobbiamo prima chiedere chi è! Chi è? Sono io, miei cari nipotini, la vostra nonna! Sono venuta a prendervi per portarvi al parco! La nostra nonna vive molto lontano da qui! Non puoi essere lei! Ah, infatti ci ho messo molto ad arrivare qui! Forza, ragazzi, aprite la porta che andiamo al parco! Sentite queste parole, i caprettini guardarono sotto la porta e notarono due zampe bianche. Guardate, ha le zampe bianche come le nostre! Sì, ma ha le unghie molto lunghe, come quelle di un lupo! Allora, visto che i caprettini non gli aprivano la porta, il lupo tirò fuori la torta di mele per fargliela annusare. Guardate, nipotini, vi ho portato un dolce speciale! I lupi non sanno cucinare le torte! Sentendo l'odore della torta di mele, i caprettini si convinsero e aprirono la porta. Nessuno di loro si rese conto che quello fosse il lupo travestito. Vieni avanti, nonnina! Andiamo al parco! E poi al ritorno mangiamo la torta di mele! Fu così che il lupo e i capretti lasciarono la casa. Che fame! Non riesco a trattenermi! Mentre i caprettini camminavano felici, il vestito del lupo si impigliò al ramo di un albero. L'abito scivolò via lentamente e i piccoli rimasero sbalorditi di fronte all'orribile pelliccia del lupo. Quando il lupo si rese conto di essere stato scoperto, alzò di nuovo le orecchie, mise in mostra i suoi denti affilati e si scaraventò immediatamente sui capretti. Uno dopo l'altro riuscì a catturarli tutti, tranne uno,
che riuscì a sfuggirgli correndo via velocemente. Quindi il lupo prese i 6 caprettini, li portò nella sua tana buia, mentre quello che era riuscito a salvarsi cominciò a correre più veloce che poteva per raggiungere la madre e raccontarle quello che era successo. Nel frattempo, la madre era tornata dal mercato con un cesto pieno di frutta e verdura. Vedendo la porta spalancata, si era precipitata dentro tutta preoccupata, ma non aveva trovato nessuno. Oh, miei figlioli! Dove siete? Caprettini miei! La madre, allora, corse immediatamente fuori a cercare i suoi piccoli. E a un certo punto notò sul terreno le impronte del lupo. Oh no! Queste sono sicuramente le tracce di un lupo! Quindi le seguì per un po', fino a quando purtroppo si dispersero completamente. E adesso cosa faccio, povera me? Oh, un lupo ha rapito i miei figli! Mentre la madre piangeva disperata, sopraggiunse il caprettino che era riuscito a scappare. Nanna! Nanna! Oh, piccolo mio! Dove sono i tuoi fratelli? Cosa è successo? Dimmi tutto! Un lupo affamato si è travestito da nonna e ha cercato di rapirci, mamma! Poveri noi! Solo io sono riuscito a salvarmi, ma so dove sono tutti gli altri! Madre e figlio corsero subito alla tana nella quale viveva il lupo. Quando arrivarono, udirono subito le voci dei caprettini. Questa è la tana del lupo! Adesso dobbiamo stare molto attenti! Così la capretta e il suo piccolo escogitarono un piano molto scaltro per salvare i 6 fratellini. Rimasero immobili ai lati dell'uscio in modo da formare con le zampe unite in alto l'ombra di un orso enorme. Intanto, dentro la tana, il lupo era sul punto di mangiarsi 6 caprettini, quando improvvisamente notò quell'ombra spaventosa. Eh? E quello cos'è? Un orso gigante? Sono un orso enorme e sono molto affamato. Da queste parti dovrebbe esserci un lupo da mangiare. Oh no! Il lupo fu così spaventato all'idea che l'orso entrasse nella sua tana per divorarlo che scappò subito di corsa. No! Aiuto! Un orso! Un orso che vuole mangiarmi! Aiutatemi! Aiutatemi! Vedendo il lupo fuggire in quel modo, i 6 caprettini uscirono immediatamente e corsero ad abbracciare la loro mamma. E da allora in poi, la madre capretta visse in pace con i suoi 7 figlioli, felici e contenti, nella loro casetta, lontani dal lupo. In una terra molto, molto lontana, viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.» Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.» Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.» «Ok, vediamo cosa puoi fare.» Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò.
Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re. Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora. Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali: Sua Altezza è giovane? Oh, sì, giovane e molto bello. Ah, ed è ricco? Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello. Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia. Ecco il giorno che stavo aspettando. Corse subito dal suo proprietario. Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce. Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto. Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore. Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli. Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando! Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe. Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo. Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto. Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora. Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via. Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso. Buongiorno, Vostra Altezza. Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello? Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano. Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche. Sì, esatto. Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, è vero? Certo che posso, è molto facile per me. Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva. Ok, è abbastanza. Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso. È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice? È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero! Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo? Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re. Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego entrate. Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato? No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice. Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono. Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero? Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.